Ovviamente è stato un evento straordinario perché il problema c'è in tutta la costa adriatica, mi hanno chiamato anche a Cattolica, sono esondati i fiumi, la costa ha avuto mareggiata da tutte le parti, e la stessa Arzilla è esondata all'interno, devo dire disgraziatamente è esondata all'interno, ma fortunatamente ha recato meno danni alla foce vicino al centro abitato. Il tema di Viale Ruggeri, qui c'è stato anche un problema che con la mareggiata grande non riuscivano a frenare l'arrivo delle acque dai fossi, dal Rio Crinaccio, dall'Arzilla. Qui noi onestamente abbiamo fatto tutto. Io ho fatto terrorismo anche all'interno della nostra amministrazione, da settembre avevamo il progetto preliminare pronto, ci siamo attivati prima della riunione della conferenza di servizi con lo screening di via. Siamo pronti con l'esecutivo, siamo pronti con la convenzione che io firmerò. Speriamo che la Regione non ci faccia fare altri ritardi, perché se dallo screening di via ci chiederanno il procedimento di via, significa perdere altri 5 o 6 mesi. Ho già chiamato anche la Regione che questa mattina dall'ospedale, che se non in tempi brevi ci consentono di intervenire, io andrò con tutti i residenti di fronte alle abitazioni di coloro che attraverso la burocrazia ci tendono a rallentare. La domanda è, ma è possibile che sia stata data l'autorizzazione tanti anni fa a costruire così vicino a ridosso del mare? Allora, questo è un elemento vero, io ho evitato di citarlo perché No, poi beh, ma sembra che io tanto, lo lo faccia so, polemica però politica. Qui ci non è sono due che elementi. dobbiamo Un nasconderci dietro un elemento dito. che le situazioni sono mutate nel tempo, mentre in passato, qui parliamo forse anche di decenni indietro, il mare era molto più arretrato, quindi c'erano condizioni diverse. Poi con l'arrivo del porto è mutata la situazione della realtà di Sassonia Sud. Poi c'è un tema vero, che molte volte quando si danno concessioni ci sono pressioni forti, magari si cede e poi quando succedono, perché abbiamo visto anche le volte precedenti, molte volte si tratta di quei casi che hanno avuto dei condoni in zone R4 a rischio esondazione e poi purtroppo si avverano questi casi. Qui però devo dire, nel caso specifico, che nel tempo la situazione è mutata. Ecco, volevo un attimo replicare il signor Alessandro perché mi diceva che qua queste abitazioni sono state costruite quando? Nel 56-57? 56, 54, più o meno quegli anni lì. Io del 56 sono venuto a abitarci, era già costruita la casa, perciò non è una cosa recente. Poi il mare una volta era qua a 150 metri dalla riva, cioè dove ci sono le scogliere adesso. Non è che è una cosa che è stata fatta recente. Quindi i problemi sono sorti in questi ultimi anni? Ma lo sanno benissimo ormai, lo sanno anche i santi della questione, solo che parole molte, fatti no pochi, niente.